Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Oggi video diverso e con un ospite speciale. Chi è l'ospite? Danny. Buongiorno ragazzi. Danny è venuto qua a Lussemburgo, abbiamo fatto il photoshoot per Kaizen per il prossimo lancio. Non ci siamo ancora mai allenati insieme. È vero, prima volta in assoluto, quindi sono gasatissimo, non vedo da distruggerlo. Infatti, anche perché secondo me mi alleno meglio che no. Danny lo sapete tutti, è bello grosso, quindi io non vedo l'ora. Questa volta seguo io il suo allenamento, quindi abbiamo deciso che facciamo? Petto, spalle, tricipiti. Cosa vogliamo fare? Fai gli esercizi tutti di petto, poi spalle o gli intercali? Prima petto, poi spalle. Petto, spalle, volume più o meno, numero di serie, lo fai un po' autoregolato come ti viene o ce l'hai prescritta? Allora, io solitamente faccio un di petto 4-4-3 e più o meno questo qui è lo schema, anche di spalle faccio un 4-3-4 perché okay. Faccio le Y crosses e poi di tricipiti faccio un 4-4, quindi tanto volume. Okay. Tanta intensity, perfetto, che come sappiamo vogliamo costruire un po' di muscoletti, esatto. Danny, cioè da chi imparare se non da Danny? Tipo da altre 1000 persone. Let's get a nice pump on. Due. Dai, let's go. Stiamo riscaldando un pochino allora. Io letteralmente faccio solamente un po' di movimento e provo in realtà a tipo togliere tutte le cose che mi sono un po' gli scrivoli, no? Quindi tipo provo ad allungarmi. Io sono più vecchio, quindi sono, mi serve più roba. Quindi primo esercizio è flat, facciamo una flat dumbbell, yeah, dumbbell press, then I do crosses and then I do incline. Perfetto. E quante serie di riscaldamento fai? Faccio 2-3, poi faccio 4 serie 6-8 pesanti. Danny ha detto che si sente che suona via per workout. Yeah. Nah, yeah. Questo workout sarà spettacolare. E facciamo delle serie di riscaldamento, quindi stiamo aumentando il carico, penso, fino ad arrivare al carico che usiamo per lavorare. Generalmente fai questo e tipo you try and keep the tension sempre sul muscolo, quindi quando sei pure giù, you try and keep it on the chest, totalmente, completamente. I start to squeeze like the pecs when I'm like here, I just... Yeah, you squeeze the pec and it goes up, yeah. Direi che possiamo passare a pesi quelli veri. No, no. Danny ha fatto 50 per 7, per 7. Gigi ha appena fatto 40. 40 per 6, 6 con un minimo di assistenza alla fine. Lo fa chi è? Direi che 50 sarà un po' meno forti, quindi direi un 6, tipo 5-6, magari un mi aiuti leggermente. Con i recuperi fai autoregolato di solito, sì. Quando, sento che il muscolo può vincere lo faccio. Di solito cerco di, per questi esercizi comunque sono pesanti, 2 minuti come linea guida, poi e facciamo un cazzo voglio, cioè farò qui per divertirmi. La prima su mi aiuti? Sì, no, bene come ho fatto prima. Via, via, via. Ripetuto la performance sulla prima, quindi ci sta sempre in questi giorni non ho l'energia più alta possibile, ieri ero tipo, abbiamo visto arrivare, no? Io ero tutti più tranquilli, ero tipo... I think I'm gonna drop it to 38, honestly. 38? Yeah, come on. Io di solito faccio così, sai bro? Faccio one top set, then I start dropping back it off. Yeah. E poi magari ne faccio pure 3 o 4 di back off, giusto, fino a cedimento. I'm gonna make it.
Tosta stare al passo con te. Però ci sta, c'è sempre da ricordare, non per dire una scusa, perché Danny è 100.000 volte più forte, ma questo è il suo allenamento, quindi... La prossima volta tu ti alleni come mi alleno io. Io qua non so se cosa penso, io penso sempre tipo, se chiudo il movimento penso, non penso alle mani ma penso ai gomiti, sì. Che poi tipo sentire i gomiti, devi stringerli e poi ovviamente stringe il petto se cerchi, esatto, di toccare i gomiti. Poi il massimo accorciamento proprio del petto, quindi quello è un consiglio, non pensare alle mani, basta, perché con le mani poi quello è fatto così. Anche tanti esercizi, anche la schiena aiuta tantissimo a pensare ai gomiti, esatto. Quindi ho fatto due serie alte e poi ho abbassato un tantino il capo. Io ho paura di Danny quando si toglierà il maglione. Comunque abbiamo fatto manubri su piano, 4 serie di croci, 2 alte e 2 un po' più altezza, diciamo, spalla. E adesso facciamo il terzo e ultimo movimento per il petto, che Danny torna sulle incline, 30 gradi manubri, 30 gradi, perché hai detto che i manubri comunque li sento meglio di più rispetto al bilanciere. Il bilanciere non mi è piaciuto né per panca piana né per panca inclinata, però per un motivo, per il fatto che nella mia palestra i pesi arrivano a 32, non posso fare tanta panca piana con manubri, per dire. Certo. Ti dico sempre, sono due varianti molto simili alla fine, ci sta a ruotarle, quindi se fai un mesociclo con una e uno con un'altra, oppure se c'hai una delle due varianti che senti meglio, tipo sui manubri, non sei bloccato in un battere motorio fisso e ci puoi anche prendere un po' più di ROM scendendo un po' di più rispetto al bilanciere, si fa. Oh, sta con Danny, se non mi spingo adesso non mi spingo. In realtà quando siamo entrati Danny gli ha chiesto di mettere queste canzoni. Sì, okay. Ardante e contento infatti, sì. Allora, di solito per anche se la spalla è già riscaldata, in teoria, le spalle, di solito faccio ancora una serie in più di attivazione per quelle per il deltoide laterale, c'è un po' di salti laterali e poi di solito inizio netto avanti, wide cross e l'alzata laterale, stanzi non vedo l'ora. Giusto? Sì, cercate di controllare più forma esecuzione, abbassare un po' di più i pesi e cercate di non farvi male, ragazzi. Ma poi magari tipo ti accorgi nemmeno subito, ma dopo 1 o 2 anni che hai ripetutamente sollecitato sempre le stesse articolazioni, magari non te ne accorgi e poi dici, oh cazzo, like something's not up. Nice. Tu le fai nel piano scapolare, no? Io tipo, se le faccio nel piano scapolare, ho un contatto, sì, da tipo gran dorsale, che è tipo una cosa che ho provato a risolvere così tante volte e ho capito che io sulle shoulder press devo lasciare andare dove vuole andare naturalmente. Poi ogni fisico è fatto in modo diverso. Sì. Sono, tipo lascio come è naturale, capito? Se poi facendo naturale dove mi viene fastidio e dolore, allora lì devo curare e porto al piano scapolare e vedo che devo fare quello.
32. 0. 3. 32, se fossi fresco I could do 5 or 6. 3. No, fai 32. Dove vai? Ui, come on. Come on. Guarda là, facili, porca troia. Come on. Vai. Che grande. I fucking told you, 3. Io l'ho detto, 3. Abbiamo fatto 4 serie di shoulder dumbbell press, quella di prima 3 serie di wide raises, quindi con la panca un po' più inclinata, e l'ho sentito proprio targetizzare di più sia il capo laterale quanto un pochino quello posteriore. In realtà poi dipende da come lo fai, se sei proprio girato in questa maniera per diventare, però io l'ho sentito proprio qua, bellissimo. E adesso stiamo facendo drop set per sfinire al massimo proprio. Passati allora a fare triceps. Quanto facciamo di questo? Io solitamente faccio 4 e 4. 4 di questo e 4 overhead. Il grosso. Claro. Sei pronto altri 30 minuti. E guarda come si vede per il tricipite 4-2. Noi siamo più distrutti di prima, certo. Però più soddisfatti. Esatto, e più grossi. E ci siamo allenati, belli distrutti, ci abbiamo messo direi un paio di orette. Due orette qualcosa. A te cambia quando ti alleni da solo rispetto a quando ti hai un comprato, sì. Vabbè, che porti quando sei da solo. Ma dipende con chi mi alleno, perché sono quelle poche persone con cui mi alleno veramente bene e l'intensità supera, invece con gli altri più tipo mi alterno di qui di là, faccio una serie di qui di là e ci perdi un po' di tempo. Però sì, si dipende. Sono no, suonato benissimo. Sì, meno male. Nonostante il video, che tra l'altro anche col video ci metta ancora di più, è stato molto intenso l'allenamento. Mi fa molto piacere e dobbiamo decisamente fare un round 2. Io spero che avete colto qualche piccola chicca. Ovviamente persone diverse si allenano in modi diversi, hanno stili diversi, esercizi diversi. Esercizi diversi, eccetera, eccetera. Volevamo fare un pochino un pose down, slash. Purtroppo questa palestra è un po' difficile, però ci dovremmo ribeccare per farlo. Assolutamente sì. E ragazzi, voi se vi è piaciuto il video fatemi sapere nei commenti, è un pochino diverso, ma ci tenevo a portare anche questo tipo di video, magari in cui mi alleno con altre persone, così che possiamo sicuramente imparare, non è solo la parte scientifica teorica, ma anche vedere in pratica come ci si allena. E Danny è bello grosso, è enorme direi, e quindi per forza di cose volevo imparare anche da lui. Ci sta, devo dire che quell'alzata laterale così sulla panca, te l'ho detto, mi ha proprio fatto sentire. Sì, quella lì è una bomba, poi se le proprio inserisci come esercizio vero e proprio, di solito le faccio come attivazione, però anche come esercizio vero e proprio sono una bomba. Una bomba veramente, quindi è andato alla grande, la prossima volta forse, se ci alleniamo, forse faremo una sorta di upper body, full body come faccio io. Esatto. Non forse, per forza. Per forza. Sì. e niente, grazie bro. Grazie a te. Grazie per essere venuto. Regà, seguite Danny, lo sapete. Lasciate un like se vi è piaciuto, commentate. E niente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, keep improving baby. Keep improving. Bello.